La Genesi, capitolo 7. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. Di ogni specie di animali puri, prendine 7 paia, maschio e femmina, e degli animali impuri un paio, maschio e femmina. Anche degli uccelli del cielo, prendine 7 paia. Maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra, poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra, per 40 giorni e 40 notti sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè, con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli, entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra, vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Trascorsi 7 giorni, le acque del diluvio vennero sulla terra. Il 600° anno della vita di Noè, il secondo mese, il 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso ruppero e le cataratte del cielo si aprirono. Piovve sulla terra 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Jafet, figli di Noè, la moglie di Noè e le 3 mogli dei suoi figli entrarono con loro nell'arca, essi e tutti gli animali, secondo le loro specie, tutto il bestiame, secondo le sue specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo le loro specie, e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutti gli esseri alati. Di ogni essere vivente in cui è l'alito di vita, venne una coppia a Noè nell'arca. Venivano maschio e femmina ad ogni specie, come Dio aveva comandato a Noè. Poi il Signore lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni. E le acque crebbero e sollevarono l'arca, che fu elevata in alto, al di sopra della terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra, e l'arca galleggiava sulle superfici delle acque. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra. Tutte le alte montagne che erano sotto, tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti, le montagne furono coperte. Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili d'ogni sorta striscianti sulla terra, e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta, aveva alito di vita nelle sue radici, morì. Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo, furono sterminati sulla terra. Solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca, e le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni.